Si sono ritrovati puntuali stamani dinanzi al Palazzo del Governo in Piazza Italia Pescara i rappresentanti dei sindacati penitenziari abruzzesi per denunciare le criticità che vivono quotidianamente nella casa circondariale di San Donato a Pescara. Noi già da tempo abbiamo segnalato queste criticità che si stanno aggravando, tant'è che nelle ultime settimane ci sono state anche delle vili e gravi aggressioni gratuite nei confronti dei colleghi. E non possiamo più sottostare a questo tipo di lavoro che non rispetta più né gli accordi quadri nazionali, non abbiamo orario di servizio, molti di noi sanno la mattina quando iniziano, non si sa quando si finisce, abbiamo eventi critici ogni giorno. Il personale è stremato e c'è bisogno che questo venga portato all'attenzione di tutte le istituzioni affinché ognuno poi possa intervenire nel modo che più ritiene opportuno. In particolare sono state denunciate la grave carenza di organico di polizia penitenziaria, il sovraffollamento della popolazione carceraria, i gravosi carichi di lavoro a cui devono sottostare, le continue e quotidiane aggressioni di agenti, la carenza del personale sanitario, in particolare dei servizi specialistici SERD e psichiatrico, a cui spesso, senza averne competenze ed abilità, lo stesso personale di polizia penitenziaria o altri operatori dell'istituto si sostituiscono. Secondo i dati forniti della ASL, nella casa circondariale di San Donato sono presenti attualmente 28 detenuti psichiatrici, 134 tossicodipendenti e 66 con doppia diagnosi. Noi avevamo chiesto in alternativa di alleggerire l'istituto, quindi invece di portarceli a 400 di 270 previsti, di fare un piccolo sfollamento e lasciarci dei detenuti diciamo un po' più tranquilli, non i psichiatrici che abbiamo adesso, che ci stanno bruciando il carcere, cioè ogni giorno c'è un incendio e i colleghi, estintore, corriamo, andiamo, colleghi che si fanno male, cioè ma perché? I pochi che siamo stanno lavorando oggi all'interno, perché noi siamo di quelle istituzioni che non si possono fermare, però detto questo qualcuno adesso ci deve dare una mano e deve mandarci dei rinforzi o comunque sfollare questo istituto che attualmente è pieno di detenuti e purtroppo di detenuti problematici che hanno sia problemi psichiatrici ma molti sono venuti anche assegnati per problemi di ordine e sicurezza e Pescara è anche una struttura che ha le sue criticità a livello strutturale.